Vi hanno raccontato per anni che il futuro era un casino, che il futuro era una minaccia, che il futuro era un problema. Io non vi sto dicendo che va tutto bene, non sto facendo il racconto ottimista e viva, e viva, e viva, andiamo avanti. I problemi ci sono, ma io sono convinto che noi italiani abbiamo la forza per affrontarli e che siamo nelle condizioni di superarli. E allora, e ho finito. In bocca al lupo gigantesco per le vostre sfide prossime. Ho visto un po' di collezione della primavera del 2017, meravigliosa, cioè, questa è proprio la moda, non fai in tempo neanche a metterti un costume che già c'è quello dopo, e che cavolo, però è il segno che noi il futuro non lo aspettiamo, ce lo andiamo a prendere e lo prendiamo alla grande. In bocca al lupo a voi e alle vostre famiglie perché finalmente si possa tornare ad avere un'idea di domani, che non sia visto come una minaccia, e fatemelo dire in Italia, noi non siamo soltanto il paese dei ricordi e dei musei. Siamo il paese dell'innovazione, della laboriosità, gente in cui ci sono degli imprenditori coraggiosi che ci credono, che i soldi li rimettono perché l'azienda va avanti e che sicuramente saranno nelle condizioni di poter portare il futuro di questo brand, anzi di questi brand, non soltanto in Italia ma nel mondo con coraggio e determinazione. Se questo risultato arriverà sarà merito loro. Ma sarà merito anche del vostro lavoro quotidiano. Io da Presidente del Consiglio, da rappresentante del governo, pro tempore, perché ci sto un po', dopo vado a casa, quindi le istituzioni sono di tutti, non sono di qualcuno, voglio semplicemente dirvi grazie e in bocca al lupo. L'Italia è più forte di come la raccontano, in bocca al lupo per il vostro lavoro.